Buonasera a tutti gli amici da casa. Oggi martedì 20 e ho un ospite d'eccezione. Ciao Buonasera. Andrea, buonasera a tutti. Buonasera Beppe. Ascolta, presentati come che tu, essendo un direttore. Io avrei preferito che mi presentassi tu Okay. con il tuo stile solito. Ah. Ecco a noi Giuseppe, invece lo faccio io. Va Sono bene. Giuseppe Girolamo, direttore di Salientime.it, un portale specializzato di ciclismo. Per quei pochi ancora appassionati di ciclismo che non ci seguono, l'invito è quello di seguirci su Salientime.it e poi sulle nostre pagine social, che sia Facebook, che sia Twitter. Abbiamo anche una pagina Instagram per le ultime novità. E una cosa molto recente, da un paio di mesi a questa parte, ci hanno consigliato i nostri lettori di farci anche un profilo Telegram, perciò ci troveranno anche su Telegram con il nominativo di Salientime.it. Ecco, Beppe, però io vorrei un attimino saperne di più del tuo discorso qua, perché io l'ho visto, è tanta roba come dicono i ragazzi del giorno d'oggi, cioè c'è tutto quello che fanno i ciclisti, tutte le vittorie, tutti gli avvenimenti, o sbaglio? Sì, no, non ti sbagli. Ultimamente ci stiamo concentrando sul ciclocross. Questo è il periodo del ciclocross, la strada è ferma, la pista non ha una grandissima attività, perciò ci stiamo concentrando sul ciclocross per quello che riguarda l'attività a 360 gradi, più che altro internazionale. E quando parlo di ciclocross internazionale parlo di Coppa del Mondo, parlo dei vari campionati che ci sono sparsi per l'Europa. Noi seguiamo in particolare, anche perché abbiamo inviati settimanalmente nei campi gara del Belgio e dell'Olanda, seguiamo tutti i campionati che ci sono in Belgio e Olanda, con partecipazioni anche importanti, tra cui quelli di Matteo Van Der Poel, di Wout Van Aert, di Tom Pidcock, cioè persone che fanno della multidisciplinarità una ragione di vita. O, se mi permetti, una ragione della propria carriera, perché Certo. sappiamo benissimo che Van Aert e Van Der Poel nel ciclocross hanno vinto tantissimo e continuano a vincere e ad emozionare anche su strada. Tom Pidcock l'anno scorso si è laureato campione del mondo di ciclocross e quest'anno su strada ha fatto cose incredibili, e se Buongiorno si vede dal mattino ancora è molto giovane, continuerà a fare cose incredibili. Perciò sono tre prospetti importanti che vanno a lottare nel fango, così come abitualmente si usa parlare dell'attività di ciclocross, insieme a quelli che sono gli specialisti. Per specialisti intendo il campione europeo Van Torenhout, Elisabeth, Lars van der Haar, Lorenz Zwick, queste persone qua che fanno del ciclocross, diciamo, l'attività prevalente, anche se anche loro nel corso dell'estate si dedicano all'attività su strada, perché è sempre propedeutica per la loro attività nel ciclocross. Perciò ci stiamo focalizzando sul ciclocross e stiamo dando un'occhiata al ciclomercato, in attesa che parta alla grande l'attività su strada, che dovrebbe essere fissata per metà gennaio con la Vuelta a San Juan, con il Tour Down Under in Australia, cioè in quelle zone calde dove è possibile fare un'attività su strada al caldo. E poi si inizierà a febbraio con l'attività in Europa, Francia, Spagna, Italia e chi più ne ha più ne metta. Ecco, volevo dirti, Beppe, come sta andando il ciclocross che tu lo stai seguendo? Allora, il ciclocross italiano a livello maschile purtroppo non va benissimo, anche se una iniezione di fiducia e un cambio di marcia è stata data dall'ultima gestione tecnica, che è affidata a Daniele Montoni per quanto riguarda l'attività di ciclocross. Per chi non è avvezzo del settore, Daniele Montoni è l'ultimo campione del mondo italiano nel ciclocross, quello che si è tolto le maggiori soddisfazioni a livello italiano. Prima di lui
ci sono stati personaggi come Lido Di Dano, come Renato Longo. Nel ciclocross abbiamo una buona tradizione, anche se non siamo all'altezza dei mezzi olandesi, comunque abbiamo una buona tradizione. Nelle Pontoni, dicevo, con il suo avvento nella gestione tecnica ha portato qualcosa di innovativo, ma ancora siamo lontani da quelli che sono gli standard abituali dei vari atleti che fanno di questa attività la vita primaria. Perciò soffriamo un pochettino. Nel campo femminile un pochettino di meno, perché abbiamo tra le più interessanti Silvia Vertigo, qualche anno fa avevamo Eva Lechner, cioè personaggi che lottano nelle minime posizioni, ma che non sono vincenti purtroppo. Silvia Vertigo nell'ultima gara di Coppa del Mondo fatta in Val d'Isola, in Nevada, perché non l'ha visto, si è perso un bellissimo spettacolo, una gara di ciclocross veramente in Nevada, dove gli atleti facevano difficoltà a tenere l'equilibrio. Spettacolare, interessantissimo, Silvia Vertigo ha lottato fino alla fine per il podio, poi ha chiuso con un onorevole quarto posto, ma per una gara che ha fatto dell'attività su strada, un'attività prevalente in questa stagione, direi un ottimo risultato. Perciò dobbiamo ancora maturare per raggiungere i livelli di pontoni, ma il ciclocross si vedono nelle categorie qualcosa di interessante. Mi auguro che l'avvento tecnico di Daniele Pontoni, che è uno del settore ne mastica abbastanza, riesca a fare un buon lavoro. Se mi permetti, Andrea, di nuovo un secondo. Direi che in Italia ci sono ottime gare, vengono organizzate ottime gare, però il cruccio particolare di questa organizzazione è sempre quello, che non si bada all'esposizione mediatica. Queste gare non vengono poste nelle televisioni, queste gare hanno poca importanza nei piccoli e medi mass media, mentre noi abbiamo degli inviati settimanali, noi come Sightline.it abbiamo degli inviati settimanali nei campi gara olandesi e belgi, perché c'è una giustificazione, perché anche noi viviamo di contributi, ci invitano gli organizzatori, ci pagano le spese, ci danno qualche piccolo contributo a livello di sponsor, e noi andiamo in Belgio per dare credito a queste gare. Purtroppo, se mi permetti, questa è una nota polemica a margine, io non abbiamo mai avuto nessun invito, se non qualche sporadico comunicato stampa per l'accidente che trova. Noi, come testata giornalistica specializzata, vorremmo essere sul campo gara, preferiamo essere sul campo gara, e del comunicato stampa onestamente diamo poco di salto. Questa è una pecca che ci portiamo dietro. Gli organizzatori non investono in quello che è la comunicazione, in quello che è il nostro lavoro, e tu lo sai benissimo facendo questo tipo di trasmissione. Si dovrebbe incentivare più questo discorso di una propaganda mediatica, sarebbe un lato positivo per tutto il movimento, a mio avviso. Certo. Volevo dirti, secondo te, il tuo punto di vista, cosa manca all'Italia, sia maschile che femminile, al motocross, cioè al ciclocross, per essere competitivi a, diciamo, alle stelle, no? C'è tanto margine ancora da raggiungere? Allora Andrea, il distinguo è presto fatto tra quelli che sono i campioni olandesi e belgi e il resto d'Europa. In Belgio e in Olanda il ciclocross è quasi una filosofia di vita, come è il ciclismo, lo sport nazionale. Vediamo nei campi gara olandesi e belgi molti bambini che vanno e si divertono con le loro biciclettine, perciò già da piccoli vengono installati in questo tipo di attività. Mentre in Italia, come in altre nazioni europee, questo manca un pochettino, perché la strada la fa un pochettino da padrona. Vediamo che in Italia pochi professionisti di alto livello, alto e medio livello, si dedicano al ciclocross. Forse l'ultimo è stato Fabio Aru, se ti ricorderai, 2 o 3 anni fa, ma in pochi si dedicano al ciclocross, come in pochi, ahimè, levando qualche piccola eccezione, intendendo due classi dell'allora assoluto di Elia Viviani e Filippo Ganna, si dedicano alla pista. Ora ultimamente c'è anche Jonathan Milan, ma in pochissimi si dedicano alla pista. Mentre a mio avviso i professionisti, quelli che
vivono e potrebbero favorire luce riflessa, il ciclismo potrebbero dedicarsi più alla multidisciplinarità. Ti faccio un esempio: se domenica si corre una gara di ciclocross e partecipa Andrea e Giuseppe, hanno poca importanza perché non sono personaggi di spicco. Invece potrebbe partecipare qualche personaggio di spicco del ciclismo stradale italiano, porterebbe maggiore attenzione a livello mediatico, perciò sarebbe un incentivo in più per gli organizzatori per avere un flusso di persone importanti. Io ti pongo un dato dell'ultima gara di ciclocross che ho visto organizzata in Belgio. Si pagava in campo gara, ovviamente noi testate giornalistiche eravamo in sala stampa e avevamo una visione privilegiata da questo punto di vista, ma gli organizzatori non ci hanno notato il comunicato stampa finale. Parlavano di 375.000 euro di incasso solo di pubblico. 375.000 euro, cioè sono numeri che si vedono nelle partite importanti di Serie B da noi, perciò sono numeri importanti. E quindi in Italia il tifoso medio, anche se appassionato di ciclocross, è restio a pagare il biglietto d'ingresso per vedere la gara di ciclocross. A mio avviso, se ci fosse un Nibali quando era in attività, oppure parlando di quelli attuali, se ci fosse un Matteo Trentin, un Davide Formolo, un Alberto Bertiol, cioè persone che su strada riescono a fare ottime cose, se ci fossero interessati a poter portare maggior interesse nei confronti di questo sport, potrebbero partecipare e la gente verrebbe più volentieri a guardarsi una gara di ciclocross e pagare il biglietto. Ripeto, Andrea, 375.000 euro per una gara di ciclocross sono tantissimi, certo. Sono tantissimi, ti assicuro che il pubblico è tantissimo, e gli organizzatori organizzano in maniera eccezionale, perché ti organizzano lo spazio bar, dove tu puoi prendere praticamente puoi passare l'intera giornata nel campo gara e poi prendere il paninetto, poi puoi prendere la birra, poi puoi prendere il merchandising legato alla gara. Diciamo che gli organizzatori delle gare dovrebbero imparare moltissimo da questa realtà, e mi auguro che qualcosa succeda in positivo negli anni futuri. Certo, allora parliamo adesso di ciclismo su strada. Cominciamo a dire una novità che tu mi hai già detto precedentemente, mi hai scritto, che il Tour de France parte da Firenze. Assolutamente sì, la presentazione ufficiale sarà domani. La presentazione ufficiale delle quattro tappe che si correranno in Italia nel 2024 del Tour de France ci sarà domani. Se tu ricordi, molti, quando si è ventilato il progetto di Tour de France 2024 in Italia, parlavano di partenza da Cesenatico, da Rimini. Noi di Segmenta.it siamo stati i primi che abbiamo dato la notizia riguardo a Firenze. È vero. Perché molti credevano che si partisse da Cesenatico per mangiare Marco Pantani, molti dicevano sempre tantissimi, anche le cagate, anche a testate giornalistiche di natura nazionale, dicevano che sarebbe partito da Rimini. Invece noi siamo stati i primi, anche grazie a una beccata di qualcuno vicino all'amministrazione fiorentina, abbiamo detto che il Tour de France 2004, se fosse partito dall'Italia, sarebbe partito da Firenze. E così è stata. Domani c'è la presentazione ufficiale, saranno quattro le tappe che ci saranno in Italia. Tour de France 2024, passiamo a parlare dell'evento sportivo, terzo evento sportivo al mondo dopo le Olimpiadi e i campionati del mondo. Perciò qualcosa di irripetibile per il 2023. Io mi auguro che tutti noi ci facciamo fare pronti, ma soprattutto questa organizzazione, l'organizzazione del Tour de France, che credi in Mastodonti, che ho avuto il piacere, l'onore e l'opportunità anche professionale di andare tre volte a godermi il Tour de France, è veramente qualcosa di mastodontico, veramente niente paragonabile ad altri avvenimenti sportivi legati al ciclismo. Perciò io mi auguro che dia marcia in più anche agli appassionati, anche agli sponsor, per poter intraprendere un discorso che possa guardare lontano e possa portare il ciclismo italiano ai fasti che merita, perché ricordiamo l'Andrea, quest'anno ha chiuso l'attività forse il più grande ciclista italiano degli ultimi 20 anni, quello che ha dato lustro al ciclismo italiano, che è Vincenzo Nibali. All'orizzonte per adesso un altro Vincenzo Nibali non si vede. Perciò dovremmo veramente lottare con le unghie e con i denti per farci spazio, in questo caso
le amministrazioni, ma soprattutto la federazione, deve fare un ottimo lavoro per propagandare questo sport e cercare di far nascere nuovi invalidi. So che è difficilissimo, il più presto possibile. E convogliare quei giovanissimi, e per giovanissimi intendo la pubblicità nelle scuole, che è fondamentale e importante. Certo, io ribadisco, ti correggo perché tu hai detto 2024 e 2023, giusto? 2024, Ah, 2024, 2024, allora 2023, tra... 2023 ormai è stato fatto, Ah, è stato... programmato in Ok. curro. 2024 che praticamente sarà anche una manifestazione anomala per quanto riguarda il Tour de France. Ok. Perché tu sai benissimo che il Tour de France si conclude con il carosello finale ai Campi Elisi, a Parigi, È è lì lì praticamente praticamente l'arrivo l'arrivo tradizionale tradizionale del del Tour de Tour de France. France. Invece Invece nel nel 2024 2024 si si concluderà concluderà a a Nizza. Nizza. Questo Questo perché perché si si concluderà concluderà a a Nizza? Nizza? Perché Perché sai sai benissimo benissimo che che poi poi ci ci saranno saranno i i Giochi Giochi Olimpici Olimpici che che inizieranno inizieranno qualche qualche settimana settimana dopo dopo la la fine fine del del Tour Tour de de France. I France, i Giochi Giochi Olimpici Olimpici che che si si disputeranno a disputeranno a Parigi, Parigi, perciò perciò per la per la città città parigina, parigina, per per l'amministrazione, l'amministrazione, per per tutto tutto l'entourage l'entourage legato legato a a questo questo evento evento sportivo, sportivo, sarebbe sarebbe un un po' po' difficile difficile organizzare organizzare due due eventi eventi incredibili incredibili nel nel giro giro di di qualche qualche settimana settimana per per l'organizzazione l'organizzazione del del Tour Tour de de France France in in accordo accordo con con gli gli organizzatori organizzatori dei dei Giochi Giochi Olimpici e Olimpici e con con i i vari vari addetti addetti allo allo sport sport francese, francese hanno hanno deciso deciso di di spostare spostare per per il il 2024 2024 la la conclusione conclusione del del Tour Tour de de France France a a Nizza. Nizza. Certo. E Perciò poi in in qualche qualche modo modo sarà sarà anche anche un un evento evento storico. storico. Certo. Perché è la prima volta che parte in Italia il Tour de France, se non mi sbaglio, eh? Correttissimo, Correttissimo. correttissimo. Ok. E volevo dirti, c'è un'altra squadra nuova che è passata da quest'anno professionista e penso che, se non mi sbaglio di aver capito, sono tutti italiani lì in quella squadra lì. Allora, Allora, come come squadre squadre italiane, italiane, noi noi per per quanto quanto riguarda riguarda il il panorama panorama professional, professional, che sì, per per chi chi non non è è tanto tanto avvezzo avvezzo al al ciclismo, è ciclismo, la è la Serie Serie B B del del ciclismo, ciclismo, perché perché ci ci sono sono la la Serie Serie A A con con le le formazioni formazioni curve, curve, poi poi c'è c'è una una lista lista professional. professional. Sono Sono tre tre le le squadre squadre italiane: italiane: sono sono l'Eurocometa, l'Eurocometa, gestita gestita da da Ivan Ivan Basso, Basso, dal dal duo duo Ivan Ivan Basso e Basso e Alberto Alberto Contador. Contador. C'è C'è ormai ormai la la consolidata consolidata Barbiani, Barbiani, ECSF, ECSF, gestita gestita da da Italia Italia Veri, Veri, e e poi poi c'è c'è una una nuova nuova entrata. entrata. Per Per una una che che esce, esce, purtroppo, purtroppo, l'androne l'androne di di Gianni Gianni Savio Savio entra entra nel nel panorama panorama professional, professional, il il Team Team Coret, Coret, squadra squadra di di matrice matrice toscana, toscana, gestita gestita e e diretta diretta da da Sergio Sergio Bassani, Bassani, navigato navigato dal dal direttore direttore sportivo sportivo dei dei professionisti, professionisti, e e da da Francesco Francesco Frassi, Frassi, che che è è un un giovanissimo giovanissimo direttore direttore sportivo sportivo che che sta sta bruciando bruciando le le tappe e tappe e sta sta cercando cercando veramente veramente di di imporsi imporsi all'attenzione all'attenzione nazionale nazionale e e internazionale. internazionale. Perciò Perciò il il prossimo prossimo anno anno avremo avremo questo questo Team Team Coret Coret che che sta sta cercando cercando di di allestire allestire una una squadra squadra interessante interessante e interessantissima. interessantissima. Tra Nelle nelle sue sue file, file, il il prossimo prossimo anno anno schiererà schiererà quello quello che che era era un un giovane giovane bellissime bellissime speranze, speranze, che è che è Valerio Valerio Conti, Conti, che che da da professionista ha professionista ha fatto fatto vedere vedere ottime ottime cose, cose, ma ma non non ha ha fatto fatto vedere vedere eccezionali eccezionali cose cose come come aveva aveva fatto fatto vedere vedere nelle nelle categorie categorie giovanili. giovanili. Io Io mi mi auguro auguro che che Valerio Valerio riesca a riesca a trovare trovare nella nella coppia coppia Sergio Sergio Bassani Bassani e e Francesco Francesco Frassi Frassi quello quello stimolo stimolo giusto giusto per per poter poter rivedere rivedere quanto quanto ha ha fatto fatto nelle nelle categorie categorie giovanili giovanili e e possa possa finalmente finalmente maturare maturare anche anche nel nel mondo mondo del del professionismo. professionismo. Però è Però una bella realtà. è Mi una bella realtà. Mi dispiace dispiace per per il il mio mio amico amico Gianni Gianni Savio Savio che che lascia lascia il il professional professional e e inizia inizia dalla dalla Continental, Continental, che è che è la la Serie Serie C C del del calcio. calcio. Ecco, Ecco, io io mi mi guardo guardo sempre sempre al al calcio calcio perché perché magari magari i i nostri nostri telespettatori telespettatori saranno saranno più più avvezzi avvezzi al al mondo mondo del del calcio calcio che che c'è c'è la la Serie Serie B B del del calcio. calcio. Gianni Gianni Savio, Savio, navigato navigato di di manager manager di di squadre squadre professionistiche, professionistiche, rinizia rinizia da da squadre squadre Continental Continental di di matrice matrice colombiana, colombiana, e e ci ci saranno saranno all'interno all'interno molti molti colombiani, colombiani, qualche qualche italiano, italiano, pochissimi pochissimi italiani. italiani. E E perciò perciò in in bocca bocca al al lupo lupo a a Gianni Gianni Savio Savio per per cercare cercare di di vederlo vederlo nuovamente nuovamente nel nel grande grande ciclismo. ciclismo. Queste Queste tre tre squadre squadre italiane italiane probabilmente probabilmente saranno saranno quelli, quelli, Andrea, Andrea, che che saranno saranno invitati invitati dal dal gruppo gruppo RCS, RCS, organizzatore organizzatore dell'Isola dell'Isola d'Italia d'Italia per per il il Giro Giro d'Italia, d'Italia, che è che è l'organizzazione l'organizzazione sportiva sportiva italiana italiana più più importante. importante. Certo, e come diciamo ciclismo mercato?
Sai Come si vuole qualcosa? sul mercato? Ecco, Questo ti questo ti volevo volevo dire. Noi dire. Noi abbiamo abbiamo tre squadre squadre professionali, professionali, ma ma non non abbiamo abbiamo una una squadra squadra World World Tour. Tour. Purtroppo Purtroppo in in Italia Italia manca manca il il grande grande investimento, investimento, manca manca colui colui che che vuole vuole fidarsi fidarsi del del ciclismo ciclismo come come investimento investimento per per la la propria propria azienda. azienda. L'ultima, L'ultima, se se ti ti ricordi ricordi benissimo, è benissimo, è stata stata la la Lampre Lampre che che poi poi è è stata stata ceduta ceduta agli agli Emirati Emirati con con Emirates Emirates Italia Italia Co. Co. Manca, Manca tantissimo tantissimo una una formazione formazione interamente interamente di di matrice matrice italiana, italiana, questo questo perché perché probabilmente probabilmente non non si si investe investe nel nel ciclismo, ciclismo, ma ma la la Coppa Coppa è è anche anche dei dei ciclisti ciclisti che che non non propagandano propagandano bene bene il il proprio proprio marchio, marchio, la la Coppa è Coppa è anche anche dei dei manager manager che che non non sanno sanno propagandare propagandare magari, magari, magari magari l'attività l'attività in in maniera maniera effettiva, effettiva, e e questa questa è è una una grossa grossa pecca pecca anche anche a a livello livello di di comunicazione. comunicazione. Lo Lo ribadisco ribadisco e e cerco cerco di di spronare spronare chiunque chiunque nel nel cercare, cercare, non non perché perché io io sono sono un giornalista giornalista e e mi mi occupo occupo di di comunicazione, comunicazione. ma Ma veramente veramente la la comunicazione comunicazione come come oggi, oggi, con con l'avvento l'avvento dei dei social, social, è è qualcosa qualcosa di di fondamentale fondamentale per per chiunque chiunque faccia faccia sport, sport, per per chiunque chiunque porti porti avanti avanti un'attività, un'attività, che che sia sia un'attività un'attività imprenditoriale, imprenditoriale, che che sia sia un'attività un'attività sportiva. sportiva. Per attività sportiva intendo attività sui 60 gradi, parlo del calcio, parlo del ciclismo, parlo dell'atletica, di chiunque abbia un'attività sportiva, perché se uno Se uno investe investe dei dei soldini, soldini vuole avere vuole avere riscontro, riscontro, anche anche mediatico. mediatico. Se Se non non ha ha questo questo riscontro, riscontro, credo credo che che in in pochi pochi saranno saranno quelli quelli che che investiranno investiranno dei dei soldi, soldi, perché perché per per fare fare una una squadra squadra World World Tour Tour oggi oggi come come oggi oggi Andrea, Andrea, nel nel ciclismo ciclismo ci ci vogliono vogliono 12 12 milioni, milioni, 13 13 milioni milioni di di euro, euro, perciò perciò è è un un bell'investimento. bell'investimento. Si parla Però di bisogna bisogna farlo farlo fruttare. fruttare. Io Io come come giornalista giornalista del del settore settore guardo guardo spesso spesso quelli quelli che che sono sono i i prospetti prospetti finanziari finanziari delle delle varie varie squadre squadre World World Tour, Tour, e e quasi quasi tutti tutti ci ci vanno vanno in in guadagno. guadagno. A A Jeseser Jeseser la la mondiale, mondiale, che che quest'anno quest'anno era era Jeseser-Citroën, Jeseser-Citroën, ha guadagnato 12 12 volte l'investimento l'investimento prodotto. prodotto. Cioè, se tu Cioè, investi 12 12 milioni milioni di di euro, euro, ne ne guadagni guadagni 100 100 milioni milioni di di euro euro a a livello livello di di visibilità, visibilità, a a livello livello di di marchio marchio e e a a livello livello di di produzione produzione industriale. industriale. Questo Questo è è importante. importante. Perciò, Perciò, se se noi noi a a un un imprenditore, imprenditore, e e io io batto batto sempre sempre su su questo questo discorso, discorso, se noi a un se noi a un imprenditore imprenditore portiamo portiamo un un progetto progetto serio, serio, valido, valido, e e diciamo diciamo che che il il suo suo marchio marchio potrebbe potrebbe veramente veramente migliorare migliorare in in tutta tutta questa questa esposizione, esposizione, credo credo che che faremo faremo un un grosso grosso passo passo in in avanti avanti come come attività attività ciclistica. ciclistica. Perché Perché nel nel settore settore siamo siamo ancora ancora mortieri. mortieri. Ecco, Ecco, però però ti ti faccio faccio una una domanda. domanda. Però facciamo negli anni 80 e 85, ecco, quel periodo lì, sponsor ce n'erano tanti che investivano. Adesso i sponsor si sono tirati via. Perché questo? Perché non pensano, come stavi dicendo te, il marchio o non gli dà il contributo che loro vogliono o che cosa come immagine? Perché voglio dire. Perché Perché Andrea, a ai quei tempi tempi c'erano le c'erano le gallerie gallerie dall'Evoadoro. dall'Evoadoro. Ah, ok. C'erano Prima prima c'era c'era il Gimondi Gimondi e Motta Motta e e questi questi personaggi personaggi qua. qua. E la E la rivalità rivalità tra tra Gimondi Gimondi e e Motta Motta era era veramente veramente importante, e importante, e la la gente gente vuole vuole questo questo tipo tipo di di duello. duello. Finiti i Finiti i tempi tempi di di Gimondi Motta, è Gimondi Motta, è iniziato iniziato un un altro altro grande grande periodo periodo per per il il ciclismo ciclismo italiano. italiano. La La rivalità rivalità tra tra Francesco Francesco Moser, Moser, Giuseppe Giuseppe Saronni. Saronni. Finito Finito questo, questo, c'è c'è stato stato un un anno anno di di qualche qualche anno anno in in cui cui poi poi arrivò arrivò il il fenomeno fenomeno grandissimo, grandissimo, mediaticamente mediaticamente eccezionale, eccezionale, fantastico, fantastico, che che si si chiama chiama Marco Marco Pantani. Pantani. Io quando parlo di Parlo di Marco, Marco, mi mi piacciono piacciono i i tempi di tempi di Saronni, Saronni, Moser, Moser, perché perché sono sono stati i stati i tempi tempi in in cui cui mi mi sono sono appassionato appassionato al al ciclismo. ciclismo. Mi piacevano le rivalità tra Mi piacevano le rivalità tra Chiappucci e Chiappucci e Bugno. Bugno. In In questi questi ultimi ultimi anni, anni, Andrea, Andrea, non non abbiamo abbiamo avuto avuto questa questa rivalità. rivalità. E E perciò perciò la la gente gente ha ha un un po' po' perso perso interesse interesse nel nel ciclismo, ciclismo, che che rimane e rimane e resta, resta, a a mio mio avviso, avviso, lo lo sport sport più più popolare popolare in in Italia. Italia. Perché Perché il il Giro Giro d'Italia d'Italia è è seguitissimo. seguitissimo. Noi, Noi, se se guardiamo guardiamo ogni ogni anno anno in in tappa, tappa, ogni ogni partenza partenza in in tappa tappa del del Giro Giro d'Italia, d'Italia, o o lungo lungo la la strada strada ci ci sono sono milioni milioni di di persone persone che che scendono scendono in in strada strada per per godersi godersi lo lo spettacolo spettacolo del del ciclismo ciclismo e e il il carosello carosello del del Giro Giro d'Italia d'Italia o o di di una una gara gara ciclistica. ciclistica. Perciò Perciò diciamo diciamo che che il il ciclismo ciclismo resta resta ancora ancora lo lo sport sport per per eccellenza, eccellenza, in in Italia Italia e e così così in in gran gran parte parte del del mondo. mondo. Però Però manca manca quel quel personaggio personaggio carismatico carismatico che che ti ti porta porta l'attenzione l'attenzione mediatica. mediatica. Perché Perché io io parlo parlo sempre sempre di di Marco Marco Pantani? Pantani? Marco Marco Pantani Pantani non non sarà sarà stato stato il il più più grande grande di di tutti i tutti i tempi, tempi, ma ma sicuramente sicuramente resta resta il il più più grande grande assoluto assoluto per per saper saper catalizzare catalizzare le le folle folle e e l'attenzione l'attenzione delle delle persone. persone. Cioè, Cioè, noi noi ci ci scordiamo che scordiamo che Marco Marco Pantani Pantani
della televisione nazionale faceva l'80% di share, che a luglio le famiglie lasciavano gli ombrelloni in spiaggia perché alle 3 dovevano andare a vedersi la tappa del tour perché c'era Marco Pantani. Ecco, Ecco, al al Cinema Cinema Emiliano Emiliano manca manca un un po' po' quel quel fenomeno, fenomeno, quel quel personaggio personaggio che che poteva poteva essere essere per quanto per quanto fatto fatto e e per per il il talento, talento poteva poteva essere essere Vincenzo Vincenzo Nibali. Nibali. Ma Ma purtroppo purtroppo un un buon buon Vincenzo Vincenzo messinese messinese come come me me e di questo me me ne ne porto porto sempre vanto, sempre vanto, però però è è un un cruccio cruccio il il fatto fatto che che a a livello livello mediatico mediatico Vincenzo Vincenzo sappia, sappia, sia sia stato stato un un personaggio personaggio che che non non ha ha sfaldato sfaldato lo lo schermo. schermo. Non Non è è riuscito riuscito a portare portare al al cinema cinema le le grandi grandi masse, masse, nonostante nonostante tutto tutto quello quello che ha che ha vinto. vinto. È È ritornato ritornato a a vincere vincere un un Tour Tour de de France France con con Marco Marco Pantani, Pantani, ha ha vinto vinto due due Giri Giri d'Italia, d'Italia, una Vuelta, ha ha vinto vinto quella quella Milano-Sanremo Milano-Sanremo che che noi noi conosciamo, conosciamo, con con quei quei 10 10 minuti minuti stratosferici stratosferici nel nel finale, finale, ha ha vinto vinto il il Tour Tour Lombardia, Lombardia, perciò perciò uomo uomo che che riuscì riuscì a a vincere vincere sia sia Classiche Classiche Monumento Monumento che che Grandi Grandi Tappe, Tappe, sfidando sfidando persone persone come come Alberto Alberto Contador, Contador, come come Chris Chris Froome Froome e e come come personaggi personaggi veramente veramente di di spessore. spessore. E E Vincenzo Vincenzo Nibali Nibali forse forse come come atleta atleta è è stato stato grande, grande, grandissimo, grandissimo, ma ma come come personaggio personaggio mediatico mediatico aveva aveva qualcosa qualcosa da da imparare imparare o o forse forse si doveva si fare doveva fare consigliare consigliare meglio. meglio. Ecco, Ecco, al al Cinema Cinema Emiliano è Emiliano è mancato mancato quello, quello, il il personaggio personaggio mediatico mediatico che che potesse potesse sfondare sfondare lo lo schermo. schermo. Ecco, Ecco, direttore, direttore, dato dato che che Nibale è Nibale è un un tuo tuo amico, amico, si può portarlo qua in diretta? Così possiamo è fargli difficile delle difficile domande. perché, Difficile perché, come come tu tu pensai, pensai, Vincenzo Vincenzo è è sempre sempre stato stato legato, legato, legatissimo legatissimo alla alla Sicilia Sicilia e a e a Messina Messina in in particolare. particolare. Quando Quando scende scende non non disprezza disprezza di di fare fare alcune alcune patate patate con con degli degli amici amici di di Messina. Messina. Perciò Perciò è è rimasto rimasto sempre sempre un un personaggio personaggio umile umile e e molto molto socievole. socievole. Però Però lui lui ha ha intrapreso intrapreso un'altra un'altra strada, strada, cioè cioè quello quello di di andare andare a a vivere vivere a a Zurigo. Zurigo. Perciò Perciò diciamo diciamo che che lo lo vedo, vedo, lo lo sento sento col col contavoce contavoce e e perciò perciò non non vorrei vorrei farsi farsi illusioni, illusioni, però però credo credo che che sia sia probabilmente probabilmente impossibile, impossibile, tranne tranne che che io io non non ce ce l'abbia l'abbia qui qui accanto accanto e e stasera a stasera a mangiare mangiare la la lasagna lasagna mia, mia, e e perciò perciò lo lo porto porto qui qui in in diretta diretta forza, forza, però però da da questo questo punto punto di di vista vista credo credo che che sia sia impossibile. impossibile. Anzi, Anzi, se se mi mi permetti, permetti, l'applauso l'applauso è è doppio doppio per per Vincenzo Vincenzo Nibali, Nibali, per per quanto quanto ha dato dato allo allo sport sport italiano italiano e e al al cinema cinema italiano. italiano. Io Io farei farei un un bocca bocca al al lupo lupo per per la la sua sua nuova nuova carriera carriera di di manager manager con con questa questa nuova nuova squadra squadra svizzera. svizzera. Sta Sta cercando cercando di di portare portare avanti avanti un'attività un'attività giovanile. giovanile. Mi Mi auguro auguro che che riesca riesca a a fare fare cose cose buone buone anche anche come come il il manager, manager, come come general general manager, manager, così così come come l'appartenente l'appartenente al al civismo. civismo. Perché Perché di di personaggi personaggi come come Vincenzo Vincenzo Nibali Nibali il il civismo civismo ne ha ne ha bisogno. bisogno. Per Per cercare cercare di di sviluppare sviluppare un un progetto progetto serio, serio, perché perché non non è è la la finalità finalità quello quello che che conta, conta, Andrea, Andrea, perché perché la la finalità finalità può può andare, andare, un un progetto progetto ti ti può può andare andare bene bene come come ti ti può può andare andare male, male, ma è ma è la la strada strada che che cerchi cerchi di di percorrere, percorrere, che che deve deve essere essere importante. importante. E Certo. questo Questo adesso, adesso, a mio a mio avviso, avviso, il il cinema cinema italiano italiano l'ha l'ha perso un perso un po' po' di di vista vista quello quello che è che è la reale la reale meta meta di di ogni ogni progetto. progetto. Allora, Allora, diciamo, diciamo, tu tu hai hai parlato parlato di di Marco Marco Pantani, Pantani, diciamo diciamo che che secondo secondo il il mio mio punto punto di di vista vista ne ne nascono nascono uno uno ogni ogni 100.000, centomila, può può essere, essere, sì, sì, perché alla perché alla fine fine questo, questo, secondo secondo me, me, era era un un talento talento che che se se non non succedeva succedeva quello quello che è che è successo, successo, andava andava avanti avanti ancora ancora 2 o 3 anni e2 o 3 anni e lui lui scriveva scriveva la la leggenda leggenda del del ciclismo. ciclismo. Adesso Adesso parliamoci parliamoci chiaro. chiaro. Assolutamente Assolutamente sì. sì. L'unica roba che vorrei invitare i genitori alla mia TV. C'ero quasi vicino, però un sì, un no, un ma, o vedremo. E allora, se ci ascoltano i genitori di Marco Pantani, mi contattano. Io sono Andrea TV. Se vogliono venire sulla mia TV, così facciamo, diciamo, una diretta 3. Io il direttore e la mamma di Pantani, che è una signora bravissima, in gamba, e so che verrà, ecco, prima o poi verrà. È tutto da, diciamo, continuare a... Adesso cercherò di vedere se riusciamo a contattarla, ecco, mi piacerebbe averla sulla mia TV per parlare, per conoscere bene chi era Marco Pantani, dal ciclista e al di fuori del ciclismo. Ecco, per vedere come era fatto bene questo ragazzo qua, che secondo me
dal mio punto di vista era un fuoriclasse. Noi, ma si verrà Andrea, la mamma di Dani Dolina è sempre molto disponibile quando c'è da parlare del figlio, veramente molto disponibile. Io ho avuto modo di intervistarla due volte, è stato veramente un falcore, perché ha raccontato qualche volta degli aneddoti extraciclistici e sono veramente interessantissimi, veramente qualcosa di toccante. Marco manca a tutti. Lui ha detto le parole giustissime quasi al termine della sua carriera. Dice che il civismo mancherà, ma io mancherò al civismo. Forse quant'anni manca al civismo di quanto ci saremmo aspettati. Certo. Allora, cambiando discorso, direttore, come vedi te quest'anno di tutte le gare che cominciano a partire a gennaio, come vedi, chi è che vedi più in forma, meno in forma, secondo te, che può dare di più? Adesso lo so, è prematuro perché non sono ancora partiti, però secondo te, il tuo punto di vista, chi è che farà bene quest'anno? Ma io per quanto mi parla a livello italiano o a livello internazionale? No, nel livello internazionale, ecco. Perché a livello italiano io punterei su due ragazzi di giovani delle speranze, su Tiberi per quanto riguarda la gara a tappe e su Baggioli per quanto riguarda le classiche di giorno. Sono dei terreni interessantissimi che possono fare veramente grandi cose. E per quanto riguarda le classiche del nord, ovviamente metto Filippo Ganna, metto Jonathan Milan, che sembra essere tagliato per gare come Parigi Roubaix, come Giro delle Fiandre. Potrei mettere anche Alberto Bettioli, che quest'anno nelle classiche del nord cerca il riscatto. Mi auguro una ripresa di Matteo Trentin, però in tutto questo lotto, se mi permetti, io uscirei dal sotto un nome, che è quello di Ballerini. Il corridore della Steppa che è sempre stato all'ombra dei capitani, essendo una squadra fenomenale della Steppa, quest'anno con un minimo di maturità in più e qualche anno di esperienza potrebbe fare bene per quelle che sono le classiche per eccellenza, cioè le classiche del nord. Lui anche fisicamente, anche come comportamento in gara, è tagliato per le gare. Perciò è mentalizzato per fare bene nel 2023, perché l'ho sentito qualche settimana fa, e perciò Ballerini, a mio avviso, per quanto riguarda gli italiani, può offrirci delle belle soddisfazioni oltre a quelle con la precedenza. Per quanto riguarda quelli internazionali, i nomi sono sempre gli stessi, Andrea. Cioè al Tour de France ci sarà la lotta tra Pogačar e Vingegaard, non penso che altri si possano inserire, anche se... Permettimi la battuta. Chris Froome dice che nel 2023 vuole andare a Tour de France per quella classifica. Il sudafricano vincitore di quattro Tour de France non si è mai ripreso da quella battuta dalla Parigi-Nizza. Sta avendo degli anni veramente bui, molto bui, di anonimato completo. E nel 2023 lui dice di voler fare classifica a Tour de France. Staremo a vedere, probabilmente a fatto credo di essere ancora il Chris Froome di una volta. Questa è una grossa curiosità che io invito a seguire ai nostri telespettatori. Certo. Poi il nome nuovo sicuramente è quello di Venepul, il campione del mondo, scorso anno vincitore alla grande delle Passioni di Eggi, vincitore della Vuelta in Spagna, suo primo grande giro vinto, il secondo disputato dopo il Giro d'Italia. Per chi si ricorda Evenepoel 3 anni fa, quella catastrofica caduta al Giro di Lombardia, in discesa sembrava che dovesse porre fine alla sua carriera. Invece lui si è rialzato tenacemente, ha ripreso la bicicletta di Zella e sta prendendo cose miracolanti. Certo, io però credo che sarà lui, Andrea, il corridore non solo del 2023, ma il corridore dei prossimi 10 anni. Perché qualcuno l'ha paragonato a Mers, forse il paragone è un po' troppo azzardato, perché per chi conosce Evenepoel nelle categorie giovanili sa che non è azzardato, perché quello che ha fatto Evenepoel nelle categorie giovanili è diverso, non lo faceva. Andrea, Evenepoel davano il via in una gara di juniores,
Lui andava in fuga, arrivava quarto, quindici, non sto dicendo No, no, certo. esagerazioni, ma sto riportando gli ordini d'arrivo. Arrivava con 10 minuti di vantaggio. Lui il mondiale che ha vinto da juniores cadde a metà gara, perse 10 minuti rispetto ai primissimi, che era un gruppo formato da 50-60 persone. Lui solo andò a riprendere e vinse con 3 minuti di vantaggio. Questo signore è un fenomeno assoluto. Se Remco Evenepoel si sblocca mentalmente, ma si blocca soprattutto come atleta maturo, non ce n'è più per nessuno, Andrea. Questa è la mia previsione che faccio ormai da qualche anno. Se Renke Venepoel riesce a sbloccarsi, non ce ne sarà più per nessuno, perché quello che ha fatto Renke Venepoel nelle categorie giovanili non l'ha fatto mai nessuno. Nessuno mai è riuscito a vincere con così tanto margine di vantaggio anche gare internazionali. Perciò, se mi chiedi il personaggio internazionale del 2023 è più in prospettiva nel futuro, sicuramente Renke Venepoel. Però non Renke dico Venepoel che il prossimo anno sarà alla partenza del Giro d'Italia, lo ricordo per ah, chi fosse un po' bene. così attento. Però non dimentichiamoci perché quest'anno c'è anche la Filipe e Bernard che rientra, Sì, cioè contentissimo per entrambi, ha fatto bene a menzionarli e soprattutto a ricordarli, perché ricordiamo che quest'anno per entrambi è stata una stagione sfortunatissima. Alla Filippo ha caduto alla Liegi Bassoleggi, drammatica caduta, sbattendo contro un albero. Addirittura sì, i primi accertamenti si parlava anche di una probabile paralisi, se non fosse stato preso in tempo e non si fosse fatta un'operazione a modo. Fortunatamente alla Filippo è salita in sella. Ha fatto il fine di stagione, ma non era la Filippo brillante che abbiamo avuto modo di vedere nelle sue vittorie più concrete. Perciò per lui sarà un 2013 riscatto, sarà un 2013 riscatto per Egan Bernal. Egan Bernal Bernal è è un un simbolo per tu tutti tutti i i giovani. giovani. Perché? Perché per chi bazzica sui social, e noi l'abbiamo proposta sulla nostra pagina social, Sarisalente.it, Egan Bernal è in Colombia e si allena in qualsiasi condizione climatica, che sia vento, che sia pioggia, che sia sole a 50 gradi, in qualsiasi condizione climatica. Stiamo parlando di un talento assoluto, perché perché tutti tutti dicono dicono che è che è assoluto, però che cosa ci insegna questo, Andrea? Che il talento bisogna sempre coltivarlo. certo. Questa è la Questa è la lezione lezione che che ci ci vuole vuole da dare Bernal. Bernal. Io sono un talento, ma niente mi è Certo. dovuto. Nello sport, così Così come come nella nella vita, vita, non non si si improvvisa improvvisa niente. niente. No, sacrifici, sacrifici, Egan sacrifici. Bernal è al di là del proprio talento. È mentalizzato che lui Che lui quest'anno quest'anno deve deve ritornare ritornare il il Bernal, Bernal, vincitore vincitore del del Tour Tour de de France, France, dominatore dominatore del del Giro Giro d'Italia. d'Italia. Dopo Dopo quella quella drammatica drammatica caduta caduta sbattendo sbattendo contro un contro un pullman, pullman, anche anche per per lui lui si è rischiata la rischiata la paralisi, paralisi, rottura in rottura in varie varie parti parti del del corpo. corpo. Sembrava Sembrava che che dovesse dovesse porre porre fine fine alla alla sua sua carriera. carriera. Invece, Invece, Egan lo Egan lo vediamo vediamo in in bicicletta bicicletta lottare, lottare, pedalare pedalare in in qualsiasi qualsiasi condizione condizione climatica. climatica. Perciò, Perciò, hai hai fatto fatto due due nomi nomi importantissimi importantissimi che che vanno vanno ricordati ricordati sempre sempre per per quello quello che che stanno stanno dando dando anche anche sotto sotto l'aspetto l'aspetto extra extra ciclistico ciclistico in in particolare. particolare. Ecco, invece io dei giovani c'ho mio pupillo e Andrea Piccolo, che secondo me quest'anno si farà vedere, si farà notare tanto quest'anno. Perché Assolutamente sì. non dimentichiamo che quest'anno è stato il miglior giovane, Assolutamente, assolutamente assolutamente sì, sì, però però non non dimentichiamo dimentichiamo neanche neanche una una cosa. È cosa. È stato stato il miglior miglior giovane giovane di nella metrica di stagione. stagione quando, Quando, se se ti ti ricordi, ricordi, passò passò dall'Androni dall'Androni Giocattoli Giocattoli alla alla EF EF Education, Education, quindi bravissimo. si post, E e ha ha fatto fatto un un buon buon fine fine di di stagione. stagione. Perciò Perciò diciamo diciamo che è che è passato passato da da una una formazione formazione professional professional a a una una formazione formazione world tour. world tour. Quest'anno Quest'anno lui lui inizia inizia la la stagione stagione anche anche come come ritiro ritiro invernale invernale ed ed è è importante importante perché perché si si può può lavorare lavorare in in tranquillità tranquillità con con la la EF, EF, con con corridori corridori di di spicco spicco internazionale internazionale come come Rigoberto Rigoberto Urán Urán e e tanti tanti altri. altri. Perciò Perciò Andrea Andrea Piccolo Piccolo è è un un nome nome che che avevo avevo dimenticato. dimenticato. Bravo, Bravo, mi hai mi hai colto colto in in castagna, castagna, Andrea. Andrea. Mi Mi avevo avevo dimenticato dimenticato di di Andrea Andrea Piccolo. Piccolo. A mio avviso Andrea Piccolo, nella stessa formazione di Alberto Bettiol, perché entrambi sono nella EF, potranno Nelle nelle classiche classiche di di un un giorno giorno dire dire la la loro. propria. Non ci dimentichiamo che Andrea Piccolo
eppure un ragazzo veloce, perciò in gruppi ristretti potrebbe dire la sua. Assolutamente. Se lo Assolutamente. paragoniamo ai vari Pogacar, Mattia Van Der Poel, Wout Van Aert, per quanto riguarda ragazzi di un giorno, forse è un gradino sotto. Però Però sai sai cosa cosa ha ha di di bello bello il il ciclismo? ciclismo? Perché il Perché il ciclismo ciclismo è è affascinante affascinante rispetto a rispetto a tutti tutti gli gli altri altri sport. sport. Ti Ti ricordo ricordo una una frase frase che che mi mi disse disse un un direttore direttore sportivo sportivo quando quando avevo avevo 18 18 anni anni e e correvo correvo in in bicicletta. bicicletta. E mi E mi disse: disse: "Lo "Lo sai sai perché è perché è bello bello il il ciclismo? ciclismo? Perché Perché su su 200 200 partenti partenti alla alla linea linea di di partenza partenza possono possono vincere vincere tutti tutti e e 200". 200". Ed Bravissimo. è È una una frase frase esatta, esatta. perché Perché se se noi noi andiamo andiamo a a scorrere scorrere gli gli ordini ordini d'arrivo e d'arrivo gli e gli aldoranche aldoranche delle delle corse corse più più prestigiose, prestigiose, vediamo vediamo come come vincitore vincitore un un signor signor nessuno nessuno che che ha ha tentato tentato la la fuga fuga da da lontano, lontano, che che con con un un atto atto di di coraggio è coraggio è riuscito riuscito a a mettere mettere tutti tutti a a dare dare scacco scacco morto a morto a tutti tutti e è e è riuscito riuscito a a vincere vincere una una gara gara prestigiosa prestigiosa come come la la Parigi-Roubaix, Parigi-Roubaix, il il Giro Giro delle delle Fiandre, Fiandre, come come il il Giro Giro d'Italia. d'Italia. Ricordiamo Ricordiamo Carlo Carlo Previ, Previ, ciclo ciclo svizzero, svizzero, e e con con una una fuga fuga da da lontano lontano in in una una delle delle tappe tappe riuscivo riuscivo a a conservare conservare l'ampio l'ampio vantaggio vantaggio che che aveva aveva portato portato avanti avanti con con questa questa fuga fuga e e riuscì riuscì a a vincere vincere un un Giro Giro d'Italia. d'Italia. Ricordiamo Ricordiamo Oscar Oscar Pereiro Pereiro per per quanto quanto riguarda riguarda il il Tour Tour de de France, France, anche anche lui lui con con una una fuga fuga da da lontano lontano riuscì riuscì ad ad accumulare accumulare un un vantaggio vantaggio pazzesco pazzesco che che gli gli altri altri non non riuscirono riuscirono a a recuperare. recuperare. Perciò Perciò il il ciclismo, ciclismo, il il fascino fascino del del ciclismo ciclismo è è veramente veramente questo, questo, che che ha ha i i blocchi blocchi di di partenza. partenza. Tutti Tutti e e 200 200 partecipanti partecipanti hanno hanno le le possibilità possibilità di di vincere. vincere. In In qualche qualche modo, modo, se se ci ci fai fai caso, caso, Andrea, è Andrea, è anche anche la la metafora metafora della della vita. vita. Non Non partire partire mai mai sconfitto sconfitto e e lottare lottare sempre. sempre. Eh sì, no, quello sì, perché se no, certo. Allora, io però con te, l'ultima, dopo ti lascio andare perché so che devi andare via. Tienimi fino a quando vuoi, fino a quando vuoi. L'ordine Oh. del pomeriggio, perciò Ah, possiamo restare pure fino alle 2 di no, notte. senti, ascolta, io vorrei ritornare sulla tragedia di Davide Rebellin. Cosa si può Sì. fare con questa maledetta strada, con questi maledetti camionisti, con questa gente che quando trova un ciclista suona, stringe? Cosa si può fare? Cioè, nel senso, allora, io parlo da ciclista che l'ho fatto e lo faccio tuttora ogni tanto, e parlo da automobilista perché ho la macchina. Allora, io capisco che la gente, praticamente, lo sai anche te, che quando vai in macchina il minuto è quello che conta. Però quando ti trovi la carovana di ciclisti, abbi quel buon senso, cioè nel senso, rallenta, non cominciare a suonare, strombazzare, a mandare a quel paese e viceversa, perché io lo dico anche dai ciclisti, perché i ciclisti lo fanno spesso, quando sentono suonare mandano al vaffa l'automobilista. Allora, cerchiamo di rispettarci reciprocamente, primo, e seconda roba, cerchiamo un attimino perché c'è. Cioè, sta succedendo un casino di morti. Infatti, un corridore professionista ha detto che adesso a mettersi sulle strade è paura, perché ci sono tante automobilisti, cioè tante macchine. Non è più come una volta, adesso ci sono tantissime macchine. Non è più sicura la strada. Allora, cosa bisogna fare secondo te, Beppe? Una Una parola parola soltanto, soltanto, una una e e una una soltanto, soltanto, rispetto rispetto per per ambo ambo le le parti, parti, che che tu tu sia sia camionista, camionista, che che tu tu sia sia automobilista, automobilista, che che tu tu sia sia ciclista, ciclista, che che tu tu sia sia semplice semplice pedone. pedone. Rispetto, Rispetto rispetto per per il il codice codice della strada e della strada e rispetto rispetto per per chi chi occupa occupa la la strada. strada. E E quando quando parlo parlo di di rispetto, rispetto, dico dico che che ok, ok, come hai come hai detto detto bene bene tu, tu, gli gli automobilisti automobilisti E i e i camionisti camionisti sono sono gli gli utenti utenti forti forti della della strada, strada. perciò Perciò magari magari si si sentono sentono un un po' po' di di avere avere l'arroganza e l'arroganza e la la presunzione presunzione di di essere essere gli gli utenti utenti forti forti della della strada strada e e il il ciclista ciclista quello quello debole. debole. Però è Però è pur pur vero vero che che se se io io vedo vedo un un automobilista, automobilista, un un camionista camionista che che usa usa il il telefono telefono in in macchina, macchina, mi mi innervosisco innervosisco tanto, tanto e ce ne ma mi sono innervosisco ancora tanto. di Andrea, ma più. Andrea, ma mi mi innervosisco innervosisco ancora ancora di di più. più. Quando Quando vedo vedo i i ciclisti ciclisti che che usano usano il il telefono telefono mentre mentre vanno vanno in in bicicletta, bicicletta, che che si si fanno fanno i i selfie selfie mentre mentre vanno vanno in in bicicletta. bicicletta. Io Io vado vado in in bicicletta, bicicletta, vedo vedo posti posti meravigliosi meravigliosi come come Messina, Messina,
La riviera dove io costeggio il mare, cioè gli spunti per fare selfie stratosferici ce ne ho tantissimi. Mi fermo, metto il piede a terra, mi metto sul bordo della strada e mi faccio il mio selfie. Io quando cammino in gruppo, che siano 4, che siano 5, che siano 6 ciclisti, che siano 40, cammino accoppiato per due. Non occupo tutta la carreggiata. Non ho questo non mi dà il fatto di essere l'utente debole della strada, non mi dà il diritto di avere l'arroganza di poter prendermi tutta la sede stradale. Io devo portare rispetto. Io da ciclista non devo passare col rosso perché tanto pure se ci sono le telecamere non la targa, passo col rosso. No, deve avere rispetto, dobbiamo essere consapevoli di quello che il codice della strada ci dice. È inutile che noi sbandieriamo, possiamo. Quindi ti posso dire, Andrea, mille cose, mille opportunità che ho avuto nella mia vita da ciclista di essere arruolato, di essere investito, di essere qua, ma ti posso dire anche mille eventi in cui me la sono presa con i ciclisti dicendogli non si usa il telefonino in bicicletta, non si passa col rosso, non si occupa tutta la carreggiata. Quando vai in bicicletta, usa il casco. Bravo, Sono 300 grammi, non 30 io che ti porta, ma ti salvano la vita. Il povero Davide, purtroppo, non si può dire questo, perché il povero Davide manteneva la sua mano, perché ci sono i filmati che lo attestano, che è stata una manovra imprudente del camionista, che poi tra l'altro vigliaccamente, e qua ci sta. Non ha prestato soccorso e se n'è andato vigliaccamente, perciò veramente due volte colpevole. Il povero Davide era solo, teneva la sua destra, non stava facendo nessuna imprudenza ed è stato letteralmente preso di sotto. E oggi è arrivato il comunicato in redazione, è stata fatta l'autopsia del povero Davide Rebellin, perché sai benissimo che in questi giorni si è ritardato perché volevano vedere meglio se Rebellin avesse avuto un malanno e questo l'avrebbe portato ad investire lui il camion. Cioè, Davide Rebellin è morto per schiacciamento. Cioè, lui non ha avuto nessun malanno, è morto per schiacciamento. Certo. Il camion l'ha preso e l'ha messo sotto come un tappeto. Che Ragazzi, poi tra sto parlando di l'altro una. Andrea, ragazzi, mi rivolgo a Ciccio, stiamo parlando di una vita umana. certo. Una vita umana. Arrivare in ritardo al lavoro un minuto o 10 minuti non vale una vita umana. Prestiamo No, certo. attenzione, tutti, ciclisti, automobilisti, camionisti, tutti. E a mio avviso la guerra che si sta facendo nel metro e mezzo quando si sorpassa è solo un palliativo. Perché tu non ti puoi mettere con la rullina per vedere se un automobilista l'ha superato a 1,40 m, 1,5 m, a 90 cm o 80 cm. No, devi portare avanti un'educazione scolastica. La bella e vecchia educazione civica non si fa più. Dobbiamo riprendere i vecchi valori, quelli che ci portano e che ci fanno vedere oltre quelli che sono i social, quelli che sono le varie sfaccettature. Quelli che sono i vari commenti aberranti, caro Andrea, di alcuni che dicono alla morte di Rebellin colpirne uno per colpirne 100. Non ci siamo, non ci siamo, l'educazione parte da là. Ma io, quello che mi fa rabbia, che quel camionista qua era ubriaco, era recidivo. Non gli hanno fatto la condanna là in Germania e io mi stupisco che ancora in Italia, col governo che abbiamo adesso, quello di prima, non c'è stata mai una sentenza di dire che se tu sei ubriaco ti tiro via la patente e non guidi più, specialmente i camion pesanti. Perché i camion pesanti, si sa, lo sappiamo tutti, che è un'arma da taglio. Perché? Quando arrivano alle rotonde escono come tori, perché loro sono più grossi, no? Però loro non sanno che se prendono dentro una macchina la possono schiacciare. Allora,
Io direi adesso di mettere delle sentenze, veramente, perché poi quello che riguarda anche gli automobilisti, perché ci sono degli automobilisti che fanno apposta, vanno vicino con lo specchietto e io li ho visti personalmente, toccano dentro, il ciclista si ribalta e se ne vanno. Io li ho visti con i miei occhi. Però la polizia lì non c'è. Cioè, c'è dove non ci deve essere e dove ci deve essere non c'è. Vedi perché è sempre così. E poi, dai ciclisti, io posso dire che il casco tu devi metterlo, se no non esci, punto. Il casco è fondamentale. Il casco è fondamentale. Se tu non vuoi mettere il casco, te ne stai a casa tua. Non è che devi fare quello che vuoi, perché se hanno imposto quel benedetto casco qua, e come diceva il direttore, cosa pesa? 300 grammi? Neanche? Cioè, non hai in testa niente. Che ammetti il caso, sbandi da solo e vai in terra con la testa, lì ci metti la vita, punto. Ma perché dobbiamo farci vedere grandi quando non lo siamo? Perché dobbiamo farci vedere dagli amici? Io non uso il casco perché a me non mi interessa. No, non è così. Perché non è così. Se tu vai in bicicletta, devi mettere il casco, punto. Perché se no te ne stai a casa tua. A me dispiace dire queste robe qua, però io è del 2022 e vedo ancora in giro. Adesso non sto uscendo in bicicletta, uscirò più avanti, però in macchina li vedo ancora qualcuno senza casco. Ma stai a casa, perché tu rischi te e se ti prendono dentro, cioè siamo qua dal punto da capo, anzi, puoi farti male anche te stesso. Se hanno fatto quel casco qua, ci sarà un motivo. Assolutamente. Buona, Assolutamente. scusami, ma io quelle Andrea, robe qua mi fanno incavolare, dimmi. ti posso Posso riprendere? Tu riprendere? sei Tu sei quello che che presenta presenta questo questo spazio. spazio, però Però questa questa volta lo volta lo devo riprendere riprenderei io. io. Certo. Tu mi hai detto all'inizio della trasmissione, quando eravamo fuori onda, che hai Che hai seguito seguito una una delle delle mie mie dirette dirette Instagram Instagram che spesso spesso faccio, faccio, di di solito solito faccio. faccio. Sì. E E vorrei che ti vorrei che ti parlassi parlassi della della stana stana e e del del licenziamento licenziamento del del ciclista ciclista colombiano colombiano Miguel Miguel Angel Lopez. Lopez. Bravissimo. Se mi conoscete dal Io certo, 2020 e mi perché conoscete dal 2022, te ne parlo perché c'è una una novità novità interessante interessante in in casa casa Astana. Astana. Casa Astana l'anno L'anno scorso scorso aveva aveva come come immagine immagine Vincenzo Vincenzo Nibali, Nibali, che quest'anno quest'anno si è ritirato. Puntava puntava molto molto su su Miguel Miguel Angel Angel Lopez, Lopez, un un podio podio al al Giro Giro d'Italia d'Italia e e un un po' po' dalla dalla Vuelta a Vuelta a Spagna, Spagna, perciò perciò una una persona persona validissima. validissima. Perciò Miguel Angel Lopez a inizio di All'inizio di quest'anno è quest'anno è stato stato coinvolto coinvolto in in una una frequentazione, frequentazione, lui lui dice che dice che non non c'è c'è stata, stata, altri altri dicono dicono che che c'è c'è stata, stata, in in una una frequentazione frequentazione con con un un medico medico che è che è in odore inodore di di doping. doping. Perciò la Perciò la stana Astana ha un po' approfondito approfondito l'argomentazione l'argomentazione e e nelle nelle settimane settimane scorse ha scorse ha deciso deciso di di iniziare iniziare in in tronco tronco Miguel Miguel Angel Angel Lopez, Lopez perché perché da da questo questo punto punto di di vista vista nel nel ciclismo ciclismo professionistico professionistico le le regole regole sono sono ferree. Nel nel ciclismo ciclismo ormai ormai il il doping doping viene viene punito in punito in maniera maniera incredibile. incredibile, Se se vieni vieni beccato, beccato vieni vieni punito. punito. Credo che Credo che i i controlli che controlli si che si fanno fanno nel nel ciclismo ciclismo non non si si faccia faccia in in nessuno nessuno sport sport a a livello livello di di doping. doping. Perciò da questo Da questo punto di punto di vista vista un un grande grande applauso applauso al al movimento movimento del del ciclismo ciclismo e e ai ai ciclisti ciclisti che che si si sottopongono sottopongono quotidianamente quotidianamente a a dei dei controlli controlli di di doping doping che che nessuno nessuno sport sport vengono vengono fatti. fatti. Perciò la Perciò la Stana, Stana, vedendo vedendo e e constatando constatando il il coinvolgimento coinvolgimento di di Miguel Miguel Angel Angel Lopez Lopez con con questo questo dottore, dottore, ha ha deciso deciso di di iniziarlo iniziarlo in in tronco. tronco. Ma adesso non Avendo meno quello che era il suo uomo squadra, quello che era il suo uomo squadra, cioè cioè Miguel Miguel Angel Angel Lopez, Lopez, si è si è buttato buttato su su un altro un altro ciclista ciclista di di altrettanto altrettanto carisma, carisma, di di altrettanto altrettanto spessore, spessore, se se non non di di più, più, che che forse è forse è uno uno dei dei velocisti velocisti più più grandi di grandi tutti i di tutti i tempi, tempi, che è che è Mark Mark Cavendish. Cavendish. Oh, Mark Cavendish Cavendish, era in era in cerca di cerca, sì. squadra dopo il non rinnovo Dopo il non rinnovo del del contratto contratto con con la la squadra squadra Aurora Aurora nel nel 2022. 2022 E e si si sono sono fatti fatti molti molti nomi, nomi, si si sono sono fatti fatti il il nome nome della della Ineos, Ineos, della della Bahrain Bahrain Victorious, Victorious, si si sono sono fatti fatti tantissimi tantissimi nomi. nomi. Mark Mark Cavendish Cavendish però però nel nel suo suo contratto contratto voleva voleva una una e e una una sola sola garanzia. garanzia.
che lui vuole partecipare al Tour de France 2023. Questo perché? Perché De Dien insieme a Aed Merckx il record parziale di vittoria 3:34. Cavendish, il suo cruccio prima di attaccare la bici al chiodo, è quella di superare il record grandissimo e inavvicinabile di Merckx. Perciò nessuna delle squadre che lui aveva puntato da una garanzia. Si è avvicinata la Astana per Conte per nome di Alexander Pinopolo, che è il team manager della formazione Gonzaga, e sembra che hanno raggiunto l'accordo, ma è imminente la firma. Addirittura si parla che Mark Cavendish sia già aggregato in Spagna nella Tour 1 che sta pre-stagione che sta facendo l'Astana. Perciò nelle prossime ore noi l'abbiamo data questa notizia e Mark Cavendish dovrebbe firmare con l'Astana e il prossimo anno puntare a superare il record di vittorie di Eddie Merckx. E ti e niente, dico questo era questo, una puntualizzazione, non abbiamo parlato fuori onda, perché tu seguendo la mia diretta hai visto che ne parlavo, il discorso effettivamente è interessante ed è giusto che tu mi abbia concesso questi cioè, due o tre finali per parlare di questo e ti dirò di più che quest'anno Cavendish ne farà ancora di vittorie, perché ultimamente quest'anno quante vittorie ha fatto in volata? E si se parecchio, ma soprattutto dalla parte sua la convinzione di poter essere vincente, e nello sport e chi fa sport lo sa che la testa conta molte volte delle gambe. Certo. Perciò Cavendish, sono d'accordo con te, farà grandi cose. Non so se potrà riuscire a superare un record di vittorie di Merckx, però sarà lì a vendere cara la pelle. E poi volevo dire l'ultima cosa, Beppe, e invece Lopez che fine fa? Cioè, nel senso, è fermo adesso, nessuno lo vuole. Di Michelangelo Lopez attualmente non si ha nessuna notizia, tranne che qualche comunicato diramato alle reazioni dei giornali e anche alla nostra, degli avvocati che dicono che il proprio assistito è estraneo alle vicende logiche che coinvolge questo fantomatico dottore. Perciò vediamo come andrà a finire la vicenda, perché sai, un licenziamento per giusta causa potrebbe essere motivato. Per non giusta causa comincerebbero a entrare in ballo anche azioni legali, un risarcimento danni che il corridore potrebbe chiedere all'Astana. Perciò è una situazione tutta divenire che io sappia, e che parlando anche con altri colleghi giornalisti in giro, ancora Michelangelo Lopez non ha nessun accordo con nessuna squadra. Ok, allora direttore, abbiamo detto tutto? O c'è ancora qualcosa? Credo di sì. Oltre che augurare buon Natale e buone festività a tutti quelli che ci ascoltano e rivederci il prossimo anno con piacere, credo che abbiamo detto veramente tutto. Tu mi prometti quella serata lì, lo sai, eh? Che il 13 tu sei Guarda, qua. ricordamela, io Allora, sono un po' sbadato. Dimmi. il 13 Assolutamente sì. gennaio tu sarai in diretta con me perché ci sarà Justin Matera e sua figlia. Ok? Assolutamente, assolutamente sì. Mi piace e ti ringrazio di avermi coinvolto perché il ciclismo giovanile, scusami, il ciclismo femminile, così come lo sport femminile in Italia, sta dimostrando tutta la propria caratura internazionale. E ancora una volta le donne ci stanno dando una grandissima dimostrazione di non essere sesso debole, ma alcune volte essere veramente il sesso che porta avanti alcune battaglie importanti, non solo sportive. Quest'anno Perciò li mi ha fa fatti piacere vedere. essere delle tue il giorno 13. Quest'anno li ha fatti vedere che il livello femminile è più alto di quello maschile, giusto? Assolutamente, Ecco. assolutamente E sì. poi lanciamo anche un mio punto di vista, nel senso che dal femminile bisogna un attimino lavorare, cioè tante squadre devono cominciare a prendere il femminile perché tante società investono sul maschile e non sul femminile perché dicono che c'è tanto da investire. Però è il discorso che le femmine sono forti anche le femmine, non investire solo sui maschi. Ma lo sport femminile, non Non parlo parlo solo solo del del ciclismo, ciclismo, si sta sta aprendo veramente veramente passi passi da da gigante gigante anche anche con con le le norme norme adesso adesso adottate adottate in in Italia Italia col col calcio calcio femminile femminile del del professionismo. professionismo.
quasi tutte le squadre World Tour nel ciclismo hanno anche una squadra femminile. Lo sport femminile sta facendo veramente grossi passi in avanti per un riscatto sociale importantissimo. E io direi era pure l'ora. Mi auguro che giorno 13 sia una bella chiacchierata con Gian Matera. Purtroppo io sicurerò che lei è una bellissima donna. Io dovrò mettere il rossetto, però Anch'io, cercherò devo di fare mettermi. una curatura sotto l'aspetto tecnico. Vabbè, lei si sa che è una bella donna, però sai cos'è? Che una conoscerla è una tranquilla, cioè essendo popolare, non si fa sentire quell'importanza, capito? È tra me e te, cioè nel senso, come io parlo con te, io parlo con lei, ecco, una roba. Assolutamente. E poi è disponibile. Ricordiamo che lei 10 anni fa non sapeva neanche andare in Sì, bicicletta. sì. Perciò si è appassionata e È salita. Molti amici che hanno preso la preso la bicicletta a bicicletta a 30 30 anni, anni, a a 40 40 anni, anni, cioè cioè ad ad età età avanzata, mi avanzata, mi hanno hanno detto: detto: ormai è ormai è diventata diventata come come una una droga. droga. Perché Perché io io non non so so stare stare senza senza bicicletta bicicletta perché è perché una è una valvola valvola di di sfogo sfogo, bellissima, bellissima, perché perché scopri posti, scopri scopri territori, territori, riesci riesci ad ad arrivare arrivare in in cime cime che che non non avresti avresti mai mai pensato pensato di di scalare. scalare. Perché cioè, Certo, è veramente veramente una droga, una droga, veramente veramente una una droga. droga. E poi è bello, come dici te, ti scarica tutta la tensione che accumuli in settimana. Perché diciamolo tutta, cioè chi non recepisce la tensione del lavoro che fa, quello è, diciamo, un sfogare, un buttar fuori, è giusto, Beppe? È Cosa una c'è di di bello bello, che coltiva. che Che cosa cosa c'è c'è di di bello, bello, Andrea, Andrea, del del coltivare coltivare le le proprie proprie passioni? passioni, Che che sia la sia la bicicletta, bicicletta, che che sia sia il il ping ping pong, pong, che che sia sia la la partita partita di di calcetto, calcetto, che che sia sia il il quadro quadro da da disegnare, disegnare, che che sia sia la la roba roba qualsiasi qualsiasi sia, sia, e e poi poi ritornare ritornare a a casa casa soddisfatti soddisfatti per per quella quella della della giornata, giornata, sudati sudati ed ed entrare entrare nella nella doccia doccia bella bella calda calda e e levarsi levarsi tutto. tutto. Cioè, è Cioè, è qualcosa qualcosa di di inspiegabile, inspiegabile, inspiegabile. inspiegabile. La La passione passione veramente veramente ci ci fa fa fare fare cose cose che che molte molte volte volte sembrano sembrano inspiegabili. inspiegabili. Per Per noi noi appassionati appassionati di di bicicletta bicicletta e e il il ciclismo ciclismo per per altri altri sarà sarà qualche qualche altra altra attività, attività, però però coltivare coltivare le le proprie proprie passioni passioni è è sempre sempre una una cosa cosa che che ci ci deve deve spingere spingere oltre oltre le le nostre nostre barriere. barriere. Allora, io ricordo da casa, chi non l'avesse mai fatto, andare in bicicletta a provare per credere. Col Col casco in casco in testa. col casco in testa, se no non uscire. Fai la cyclette che è meglio. Va bene? Allora, con questo Bene, io vado a salutare il nostro direttore. bene. Mi Grazie hai di. sempre la testa. Scommetto che ti sei dimenticato la testa No, stata adesso questa volta. la voglio che lo dici te, perché è tua. Cyclingtime.it, Voi lo per quelli che trovate. gli fosse Voi interessato, lo che trovate. per Chi chi bazzica bazzica i i social. social, siamo Siamo anche anche su su Facebook, Facebook, su su Twitter, Twitter, sui sui canali canali social social più più importanti, importanti, con ovviamente ovviamente ti ti diamo diamo la la tempistica tempistica quasi quasi aggiornata aggiornata minuto minuto dopo dopo minuto. minuto. E E ultimamente, ultimamente ti ripeto, abbiamo abbiamo anche anche aperto aperto un un canale canale Telegram Telegram dove dove ci ci potete potete trovare trovare avrete avrete delle delle notizie notizie in in anteprima anteprima e e in ultima ultima ora ora per per quanto quanto riguarda riguarda tutto tutto il il mondo mondo del del ciclismo. ciclismo. Ecco, Ecco, chi chi fa fa ciclismo, ciclismo, seguitelo, seguitelo, perché perché lui lui è è veramente un super direttore che vi fa 360 gradi tutto quello che riguarda il ciclismo, da strada a mountain bike, giusto? E ciclocross, giusto? Andrea, super Super mega mega direttore, direttore, non non solo solo super mega direttore sarebbe meglio. super mega direttore. Allora, io con questo vado a salutarti, Beppe. Poi Va dopo ti bene, saluto in Andrea. diretta, fuori onda. Io vado a salutare gli amici da casa, grazie di essere stati con noi. Vado a salutare i miei sponsor, che senza di loro non potrei andare in onda. Noi ci vediamo il 24 sera, che vi faccio gli auguri di buon Natale e buone feste. Con questo è tutto, un saluto da Bobo. Ci vediamo il 24 sera alle ore 9 su questa TV qua. Ciao a tutti.